realizzare la gonna ho scelto questo tessuto di lana, 100% lana, piedi e pull, ed è un marroncino, non si vede magari dal video, però non è nero, ma tende al marroncino, scurissimo, secondo me si può abbinare benissimo anche con il nero, tranquillamente. L'ho stirata, prima di lavorarla, stiratela sempre, poi mi serviranno degli spilli, un nastro morbido, della frisellina, molto, molto leggera, vedete? La frisellina è un tessuto di rinforzo che è da una parte, come vedete, ha una parte gommata che serve a essere, per essere attaccata al tessuto con il ferro da stiro. E poi ho il cartamodello. Il cartamodello è semplicissimo, voglio iniziare con una gonna molto semplice, non con il cinturino ma con la paramontura. Poi faremo un'altra lezione per farvi vedere come si fa il cinturino sia della gonna ma anche di un pantalone. Questa è la cimosa del mio tessuto. Devo mettere la parte di dietro parallela alla cimosa, quindi seguendo il dritto filo, che è questo qui. Prendo gli spilli, il mio metro e segno il dritto filo, lasciando però qui almeno 2 cm per gli orli, perché allora l'orlo sarà 2 cm qua e 4 cm per quanto riguarda l'orlo. Prendo il mio metro 18, metto uno spillo qua, poi vado qui, devo essere 18, mi vedete è messo male, quindi devo spostare, ecco qua, questo è in dritto filo, e metto uno spillo. Da qui poi metto tutti gli spilli intorno al mio cartamodello. Questi spilli sono molto carini, sono a forma di bottone, li ho comprati su AliExpress, vi metto il link per poterlo acquistare, o su AliExpress oppure se vi li trovo anche su Amazon, perché su AliExpress ci vogliono mesi prima che arrivi la roba, quindi se li volete subito, se non siete persone che sanno aspettare. Per il cartamodello potete andare a vedere il mio video che vi ho fatto per la costruzione del cartamodello. La prossima volta invece lo prendiamo dalla rivista, della ripiegatura della stoffa. Cerco di seguire il piede pull. La ripiegatura della stoffa equivale a un dritto filo, quindi in questo caso è quello il nostro dritto filo. Mi segno tutto con gli spilli, blocco tutta la mia gonna con gli spilli qua. Noi abbiamo la paramontura in questo caso. Allora, prendo il mio metro, quello che uso sempre per segnare, e qua segno già 2 cm, sempre col mio solito, il mio sapone, che si sta anche sporcando tra l'altro, perché mi sono sporcata le mani con la stoffa nera e ho sporcato anche questo. La paramontura la devo mettere nel ripiego della stoffa, quindi questa è quella davanti, la mettiamo così, ok, la fisso con gli spilli. E la paramontura dietro non sarà nella ripiegatura perché c'è la cenere lampo. La mettiamo così. In questo caso deve essere in dritto filo. Facciamo di 2 cm di distanza. Lo fissiamo in questo modo. Ora mi segno i margini, che sono, per quanto riguarda le paramonture, sono 1 cm. Un centimetro nelle parti lunghe, mentre nelle parti finali lo facciamo di 2 cm, 2 cm anche qua. Il fianco 2 cm. L'orlo l'abbiamo già fatto 4 cm. Questa è la parte davanti. La parte di dietro facciamo la stessa cosa. Questo è la parte di dietro, il centro dietro. Centro dietro dobbiamo fare 2 cm. L'orlo 4 cm. Il fianco 2 cm. Parte della vita 2 cm. Ora posso prendere le forbici. Ecco qua, e taglio tutto. Tagliata la parte di dietro, la mettiamo via. Tagliamo le altre parti. E ho tagliato anche la parte del dietro. La metto via. Mi taglio le paramonture. La paramontura del dietro fatta.
togliamo anche la paramontura davanti e del dietro. Ora dobbiamo fare i fili denti, quindi ci serve una bobina di filo da imbastire, un bel ago lungo, più lungo è meglio è perché fatti prima a fare i fili denti. Questa è la parte del davanti, iniziamo da qui, iniziamo a fare i nostri fili denti. Sono molto importanti anche perché in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo la pence, quindi sono molto importanti i fili denti. Ci servono proprio per delimitare la nostra pence, in modo tale che il segno esca sia da una parte della stoffa che dall'altra. Se non avete voglia di fare i fili denti in tutto il perimetro della gonna, ricordate che perlomeno fateli nella parte della pence e dell'orlo. Poi vi mettete davanti alla televisione, vi guardate un bel filmetto, anche dopo cena vi fate i miei vostri fili denti, che ci vuole? Fili denti finiti nella parte davanti. Ora passiamo alla parte di dietro. La parte di dietro è ancora più importante perché ha la parte del dietro, appunto, che dobbiamo assolutamente fare, perché dovremmo mettere la cernia a lampo invisibile ed è necessario segnare bene il contorno perché il lavoro possa venire il più sartoriale possibile. Tutti gli altri metodi diffidate perché non verranno mai perfetti, magari vi starà lo stesso ovviamente la gonna, magari la gonna, il pantalone, chi che sia, vi verrà comunque bene perché comunque vi starà, è fatto con le vostre misure eccetera, però secondo il mio modesto parere non sarà mai la stessa cosa. Solo le magliette elasticizzate, le magliette molto tipo licra, così no, non la faccio, il filo lento non è possibile, e anche elasticizzate non faccio tutti i fili lenti ovunque, li faccio in determinati, poi magari lo vedremo insieme, anche se vi ho già fatto la confezione della maglietta. Questo è l'orlo, eccoci arrivate alla pence, in questo caso del dietro, fondamentale anche questa passare i fili lenti. Quindi anche in questo caso quello che vi ho detto prima, se proprio non siete avvezze a fare i fili lenti, vi consiglio perlomeno di farli per quanto riguarda le pence. Tra l'altro è anche un antistress, quindi se siete di malumore fate i fili lenti. Vedrete che lo stress andrà tutto via. Questa è la paramontura del dietro e questa è la paramontura del davanti. Del dietro io mi faccio la paramontura ovunque. Poi adesso arriviamo al fianco, qua c'è la parte del fianchino, è il fianchino che verrà unito all'altro fianchino, verranno uniti insieme. Questa è la parte del dietro e questa è la parte del davanti, quindi anche nella parte del davanti, della paramontura, mi segno tutto il filamento. Questa è la parte del fianco perché l'altra parte è nella ripiegatura della stoffa. Poi adesso lo apriamo e vediamo che diventerà una parte unica. Sarà una parte unica. Poi tolgo gli spilli. Le paramonture le riconosco perché una è nella ripiegatura e l'altra no, quindi non è difficile. Però se non siete proprio sicure mettete un segnetto, non so, per ricordarvelo. Togliamo gli spilli anche qua, nella parte del dietro. Faccio la stessa cosa da una parte del davanti, tolgo gli spilli, mentre il cartamodello delle paramonture mi serve perché devo intelarle. Prendo la mia teletta termoadesiva e mi segno il davanti in questo modo, me lo fermo con gli spilli e poi devo tagliarlo a vivo, cioè deve essere a vivo tagliato a vivo con il cartamodello. Ecco qua, sia la parte davanti che la parte di dietro. Blocchiamo sempre tutto con gli spilli. Prendo il mio tagliafili e inizio ad aprire, a tagliare i fili della paramontura. In questo caso è la paramontura davanti.
Questo è il dritto e questo è il rovescio. Io devo prendere il rovescio della stoffa, lo metto in questo modo, allora lo fermo con gli spilli, non ne bastano insomma 3, 4, vedete voi, e poi si passa con il ferro da stiro. Faccio la stessa cosa per la parte del dietro, quindi tolgo i fili. Vi ho fatto un video sui fili lenti, se volete andatelo a vedere. Questo è il centro davanti e questi sono i fianchini. E mi posiziono in questo modo la mia fliselina. Ovviamente la parte gommata ovviamente è nella parte interna. Anche qua me li fisso con due spilli. Questi non ci servono più. Togliere lo spillo e attaccare la frisellina al tessuto. La frisellina si attacca in questo modo. Non dobbiamo sfregare il tessuto, ma semplicemente appoggiando il nostro ferro da stiro in questo modo. Così, fino a che la colla non andrà a sciogliersi e ad attaccare la frisellina al nostro tessuto. Ovviamente sto lavorando sul rovescio. Lo faccio anche con l'altro. Queste sono le due parti del dietro, tamponando praticamente col ferro da stiro. E abbiamo pronte le paramonture.